Eniza, una bambina irachena di 9 mesi con una grave patologia cardiaca congenita per la quale ogni giorno che passa è a rischio la sua vita. L'arrivo di questa famiglia è frutto di tante piccole donazioni, tante persone hanno contribuito con piccole donazioni ed è veramente una cosa, a mio avviso, molto molto importante. Le piccole associazioni hanno avuto un ruolo fondamentale. Parlo della nostra associazione che è piccola e ci siamo presi subito la responsabilità e l'impegno di pagare i biglietti dell'aereo della famiglia. Abbiamo messo da parte la burocrazia per far vincere l'umanità. La cosa più importante è la rete di tante, tantissime persone, singole che si è messa in moto, persone che hanno rinunciato a un aperitivo o a una pizza contribuendo all'arrivo di queste persone. 3 giorni fa queste persone erano in Bielorussia, oggi si trovano qui a Napoli, all'ospedale Monaldi, con tutta la solidarietà della gente. Questa bambina viene accolta in campagna, verrà curata e operata al Monaldi, che è il centro più importante che abbiamo per la cardiochirurgia pediatrica. Dobbiamo considerare questa come una grande azione di sinergia tra le varie strutture, tra la struttura pubblica, tra la struttura politica, la regione Campania, la struttura operativa che è l'azienda sanitaria dei Colli e le associazioni di volontariato a supporto, perché senza queste sinergie comuni è una di quelle problematiche che difficilmente si possono portare a termine. Nel giro di 2 giorni abbiamo subito messo da parte i soldi sia per i biglietti ma i soldi anche per poter accompagnare la famiglia nei prossimi mesi e per le spese quotidiane. Dobbiamo farlo tante volte ancora perché ci sono tante persone che hanno bisogno e ci sono fondi e questi aspetti umanitari che spesso sono inutilizzati, quindi sono certa che questa collaborazione che abbiamo attivato potrà continuare a replicarsi per tanti altri casi come quello di Nizza. La bambina sta per entrare in reparto e già da stasera verranno iniziate tutte quelle procedure relative al ricovero, di modo che già domani mattina si potrà partire con le indagini quindi specialistiche del caso.